tutto che cade per terra. Bene. Quindi, certo, così, vengono a farmi visita. Cazzo è che urlo? Capitano Windows, porca miseria! Oh, si c'era una messa per il culo allora. Oh. Mi sono beccato due esplosioni. Manca un braccio, però avanti lo stesso. La vita continua. Ah, i mattoncini della Lego. Non so se la mia mira funziona. No, non funziona. Sto sì che è un laser decente, cazzo. Buon. Dove devo andare? Quella è la chiave, Isaac. Ti farò entrare nella sala di comando, così potrai lanciare l'asteroide. Non scordare di collegare il radiofaro. Ho letto un altro rapporto sulla demenza dei coloni. Sembra che sia iniziata dopo aver prelevato il marchio dal pianeta. Chissà da quanto tempo era laggiù. Lanciare gli asteroidi. Metto in dubbio che Isaac sia figo, ma penso abbia una potenza fisica sufficiente per lanciare un asteroide. Andare di lì, io invece vado da un'altra parte. C'è una porta che non ho aperto. Quella là. Che scatola. Lolololo. Ecco, vedi. Ho trovato anche i soldi. Oh, la roba. Come no, pezzetti. Cosa da buttare via non c'è. Mazza se c'è, allora. Energia contatto non mi serve. Il coso non mi serve. Lame non mi servono. I colpi del mitra non mi servono. Basta. Un po' di mattoncini Lego per me, un po' di mattoni di terracotta e via. Insomma, già che... non lo so, boh. Un carpentiere. È un muratore, Isaac. Ta. Ah, vedi, l'utilità. Come ha fatto Isaac a prendere i proiettili se si trovavano sotto la grata, scusami. C'ha i poteri. Cazzo. E vabbè. Il nuovo Capitan Findus. Ha delle capacità che neanche ci sogniamo. Neanche io che lo conosco da tempo. E vabbè. Vabbè, non fatemi sti scherzi, riattivate la corrente. Di riciclaggio, ma porca miseria, ma riciclati la faccia, porca miseria, riciclati quella. Allora, qua ci sono già stato, qua dove ero adesso rimane solo questo. C'è qualche altro furbo che viene giù dall'alto tipo Batman, cazzo.
Vabbè, mi è andata bene, dai. Porca miseria, crepa! Porca troia! No, mollami, mollami, schifo! Cretino, scemo, pezzo di... non lo so. Di crepare, ma non sono crepato. Dottor Cain, cosa diavolo? Indietro. Dietro. Ancora un passo e gli sparerò. Voglio i codici di accesso della stiva. Idiota, è il settore d'aspirazione. Idiota. Perché dovrei avere i codici della stiva? Non mentirmi. Sono stufo delle menzogne di tutti. Devo arrivare al marchio. Dammi quei codici. Non ce li ho. È questo che hai fatto al capitano? Forza, sparami se ne hai il coraggio. Idioti. È l'unico modo per porre fine a tutto questo. Ha perso la ragione. Qualcuno chiami la sicurezza. Idioti. Siete tutti degli idioti. E questo? Minchia, questo ho messo bene, cazzo. Toh. Perché non posso prestarlo? Ma... affanculo. Ecco, adesso sta più bene. Quindi non ci arrivo. Idioti, fermi o vi sparo. Lo vedi lì con fermi o vi sparo un sofficino in testa. Con lo sparo sofficini. Prendilo Isaac Capperi. No, non voglio la bombola. Ecco. Porca miseria, basta, voglio il coso. Ma ecco, ho fatto saltare in aria la boccetta del Danaco. Camperia. Ce ne sono ancora? Sicuramente. Cazzo, ma che non riesco a beccarlo. Perché sei storto? Oh, grazie. Buon. Aprite o no? Isaac, sei davvero tu? No. È passato così tanto tempo. Sono l'assistente di Babbo Natale. Adesso però posso aiutarti. Vieni con me. Vieni con me. Ma poi lei come fa a dire che è Isaac? Scusami. C'ha il casco e non puoi vederlo in faccia. Sta zitto e non può riconoscere la voce. Come cazzo fai a dire che è Isaac? Dovrebbe essere appunto l'assistente Babbo Natale, neanche lo sai. No. Cazzo, sono pieno di roba. Roba inutile appunto. Lascia. Lascia. Capperi. Cioè non ha senso. Voglio quello, voglio, dammelo. Ecco. Cioè, non lo so. Potrei andare anch'io vestito così tosno, Isaac. Il radiofaro è nel magazzino vicino a te. Ma fai saperlo. Posso disattivare la serratura da qui. Aspetta. Non forse, tu devi disattivarla. Se no, non vado avanti.